Intorno al 1543, una delle prime iniziative intraprese dal Granduca di Toscana Cosimo I dei Medici per riaffermare l'antico prestigio dell'Università di Pisa fu l'istituzione di un orto botanico. A Pisa, come a Padova e poi in altre città europee, veniva creato un moderno spazio dedicato all'insegnamento e allo studio delle piante. A dirigerlo fu chiamato il medico imolese Luca Ghini, già docente presso l'Università di Bologna, cui venne affidato anche l'insegnamento di medicina pratica. Infatti, accanto a esemplari della flora locale e a specie esotiche provenienti da terre lontane, vi venivano coltivate le piante medicinali, i semplici, che davano il nome al giardino. Situato dapprima lungo l'Arno, nei pressi degli arsenali, e poi in altra parte della città vicino alla chiesa di Santa Marta, solo intorno al 1593 venne spostato nella sede attuale. Vicino alla celebre piazza del Duomo e alla torre pendente, nella via Santa Maria, sarebbe diventato uno dei luoghi di maggiore importanza della città, descritto e ammirato da viaggiatori e scienziati. Dopo Luca Ghini, tra i direttori dell'orto, chiamati prefetti, si segnalarono celebri naturalisti come Andrea Cesalpino o il fiammingo Giuseppe Casabona. Un portone riccamente intagliato si apriva sul corridoio dove si potevano ammirare ritratti dei prefetti e alcune grandi ossa di balene. Da qui si accedeva al giardino, caratterizzato da un elegante impianto di aiole geometriche. Sin dalla fine del Cinquecento, il giardino comprendeva anche una ricca galleria di reperti naturali, curiosità e opere d'arte, accanto a una fonderia per gli esperimenti chimico-farmacologici. Dopo le alterne fortune seicentesche, legate anche alla storia della città e dell'Ateneo, nel XVIII secolo l'orto botanico fu rivitalizzato grazie alla direzione di Michelangelo Tilli, autore del primo catalogo a stampa dell'orto pisano. Intorno alla metà del secolo, l'antica facciata della galleria venne abbellita con una decorazione a grottesche. Nell'Ottocento, l'orto botanico visse una delle stagioni più felici, soprattutto grazie all'opera dei grandi scienziati Gaetano e Paolo Savi. Vennero creati nuovi insegnamenti e divise le collezioni, con la nascita del Museo di Storia Naturale. Mentre l'orto veniva ampliato nella zona più vicina alla torre, le antiche aiuole vennero sostituite dalla scuola botanica, rispondendo alle esigenze didattiche della botanica moderna. Nel 1839 Pisa ospitò la prima riunione degli scienziati italiani, che vide l'orto botanico teatro di importanti incontri scientifici. Era la premessa a una storia che proseguirà nel Novecento e che ancora oggi documenta il ruolo scientifico e culturale di un orto botanico.